La bellezza e il silenzio. Rino Breoni, un prete, la città. Il libro che vi presento oggi racconta la storia di Don Rino, una figura di spicco nella chiesa e nella città di Verona. Abbiamo in collegamento Skype con noi Paolo Bertezzolo, autore di questo libro, è stato dirigente scolastico e autore anche di diverse altre pubblicazioni. Salve e benvenuto, grazie per aver accolto il nostro invito. Grazie a voi, grazie davvero. Allora, Don Rino Breoni, classe 1933, un sacerdote, come dicevo nella presentazione, è un sacerdote di rilievo della chiesa e della città scaligera. La sua è stata una missione tra i giovani per far conoscere la bellezza della parola di Dio. Allora, ci racconti prima di tutto come è nata nel cuore di Don Rino la sua vocazione al sacerdozio. Quella di Don Rino si chiamerebbe, come si diceva un tempo, una vocazione adulta. Lui da ragazzo seguiva i giovani dell'Azione Cattolica ed è stato in questo, diciamo, ambito e secondo questa esperienza che pian piano ha maturato l'idea di farsi sacerdote. L'ha deciso verso i 18 anni e è entrato in seminario a 19 anni. Il 29 giugno del 1958 Don Rino viene consacrato sacerdote e grazie all'intuizione di una suora, cioè davvero un passaggio molto bello del libro, viene assegnato come curato alla parrocchia del Duomo, perché il suo posto, come intuisce chiaramente questa suora, è il suo posto in mezzo ai giovani. Allora, come vive i suoi primi anni in parrocchia? Qual è il rapporto con i parrocchiani, con la gente del luogo? Don Rino dice che quelli sono stati i 4 anni più belli della sua vita. Era giovanissimo, appena ordinato, viveva con i giovani appunto della parrocchia, ma anche con il popolo, perché allora una parrocchia con parrocchiani popolari, perché intorno c'erano quartieri allora abitati da gente del popolo, lavoratori, gente abbastanza semplice, oltre che naturalmente anche gli esponenti delle famiglie importanti della città. Lui ricorda che quegli anni, ripeto, per lui li ricorda come anni molto belli. Allora, questi sono i primi anni in parrocchia. Ora, Paolo, ci racconti l'esperienza di Don Rino nel campo dell'evangelizzazione, sia del mondo studentesco che di quello universitario. Un cammino dallo stesso Don Rino definito un calvario, un cammino bellissimo, però anche un calvario. Per quali motivi? È stata un'esperienza, io penso, di rilievo notevole, notevolissimo, forse una delle più belle che possano essere così ricordate nella Chiesa italiana. Erano gli anni 60, la fine degli anni 60, a Don Rino, che allora era vice responsabile, vice assistente dell'Azione Cattolica diocesana, è stato proposto di seguire una pastorale specificamente indirizzata appunto ai giovani. Lui ha iniziato questo percorso partendo dai giovani delle scuole superiori e poi coinvolgendo anche universitari e poi famiglie anche, erano le famiglie degli studenti, che pian piano si sono organizzate attorno a una chiesa che gli era stata affidata, San Pietro in Carnario, che è sempre nel centro di Verona ma da un'altra parte, diciamo, della città, dove pian piano si è costituito un gruppo, anzi in realtà più di un gruppo, appunto il gruppo degli studenti delle superiori, quello degli studenti universitari e quello delle famiglie, che viveva una vita molto intensa dal punto di vista spirituale e comunitario. Ma erano appunto anche gli anni della contestazione giovanile, che ha attraversato non il gruppo, perché l'esperienza di San Pietro in Carnario è sempre e solo stata un'esperienza di chiesa, anche se non era una parrocchia, era
una comunità. Ma i giovani di San Pietro poi andavano alle manifestazioni studentesche, occupavano i loro licei, occupavano le università. Per cui Don Rino è stato molto contestato all'interno della chiesa veronese da chi non comprendeva purtroppo il significato del suo intervento, della sua pastorale, e riteneva che fosse un po' lui che provocava questo tipo di esperienze, cosa che naturalmente non c'entrava. Don Rino rispettava però le scelte dei ragazzi, perché è stata una delle sue altre caratteristiche questa, il rispetto della coscienza e delle scelte che responsabilmente ognuno fa. Un'altra particolarità del cammino di Don Rino è che accolse con grande entusiasmo il Concilio Vaticano II e lo ha anche attuato nella sua pastorale con i giovani e anche con gli stessi studenti. È così, vero? È proprio così. Credo che lui sia stato uno dei sacerdoti che hanno vissuto il concilio nel modo più coerente, intenso e convinto, sia nell'organizzazione della vita comunitaria, sia nella liturgia, sia nell'accostamento diretto alla parola di Dio. I ragazzi di quei tempi ricordano, tra l'altro devo dire che erano tantissimi, una cosa che colpiva era che in quegli anni di crisi della partecipazione nella vita ecclesiale, a San Pietro in Carnario, i giovani erano tantissimi e andavano lì a leggere la Bibbia, il Vangelo, a partecipare con intensità alle liturgie, a vivere in modo approfondito l'esperienza comunitaria. Il concilio l'hanno vissuto lo ricordano e lo dicono in molti che hanno testimoniato questa esperienza, con il rigore di chi deve accostarsi seriamente alla parola di Dio e anche con la libertà che questa, parola dà ai figli di Dio. Bertezzolo, nel 1984 Don Rino viene trasferito nella parrocchia di San Nicolò all'Arena, parliamo sempre della città di Verona. Si apre una nuova fase per Don Rino, che appunto è diventato parroco. L'impegno ecumenico, l'aiuto ai giovani che vanno sostenuti nel loro cammino a diventare adulti e poi anche la preparazione omiletica, perché Don Rino non ha mai sopportato la presenza distratta e annoiata durante le omelie del sacerdote, quindi una preparazione a tutto tondo, un impegno a tutto tondo quello di Don Rino. Sì, e qui devo dire che quando è stato richiesto di passare alla parrocchia di San Nicolò, per Don Rino è stato un momento molto difficile perché si trattava appunto di lasciare la comunità dei giovani a cui aveva dedicato moltissimi anni con grande successo, con grande seguito. È stato un momento molto doloroso, faticoso, che Don Rino ha vissuto e ha accettato. Nella sua nuova veste di parroco ha fatto delle cose altrettanto belle. Ha organizzato la parrocchia secondo lo spirito conciliare, favorendo la partecipazione, gli organismi di partecipazione, i consigli, e poi continuando con la sua esperienza, dove lui ha dimostrato e aveva già dimostrato di essere particolarmente efficace, quindi le liturgie, le assemblee eucaristiche, ma anche le liturgie delle ore che lui curava tantissimo, i momenti in cui la comunità si trovava anche per pregare e basta, i vespri, appunto, le liturgie delle ore e così via. Una delle caratteristiche che tutti riconoscono a Don Rino, oltre a questo carisma fantastico di saper parlare con i giovani in modo formidabile, entrare in sintonia profonda con loro, è la sua notevole, straordinaria capacità omiletica. Don Rino si è sempre preparato con scrupolo e rigore le omelie, le conserva tutte, è un patrimonio notevole che lui possiede nel suo archivio. Anticipa un po', se mi permettete,
Le raccomandazioni appassionate che il Papa ha dato qua nella esortazione apostolica Evangelii Gaudium. Don Rino è stato un appassionato della parola di Dio e delle omelie. Non solo, Don Rino ama anche la liturgia. Beh, utilizziamo i verbi al presente in quanto Don Rino è tuttora vivente. Magari, Ah sì, ecco, ah no. No, io magari pensavo qualcuno. che era San Nicolò. No, Sì, dica Paolo. no, infatti è tuttora vivo, vegeto, insegna ancora, 80 anni compiuti, Ecco. ancora insegna nella scuola superiore. Ecco, magari qualcuno pensa che stiamo ricordando un sacerdote che non c'è più, anzi no, lunga vita a Don Rino che ama la liturgia e questo l'ho letto appunto nel suo libro, lui ha questa filosofia che i fedeli sono spesso spettatori passivi della celebrazione, invece no, la liturgia è coinvolgimento dell'assemblea come soggetto celebrante. Certo, e a questo tiene tantissimo, e questo è uno dei punti che anche a me personalmente ha fatto capire in modo notevole. La partecipazione ai momenti liturgici è parte integrante dell'esperienza del cristiano. Il Concilio ce lo insegna, tutti siamo parte dell'assemblea, in particolare dell'assemblea eucaristica. Don Rino riesce a costruire delle liturgie molto vive, molto partecipate, e al punto che lui, per esempio, che ama tantissimo l'arte, la musica, è appassionato di Bach, di Mozart, non tollera che quando viene suonata la messa solenne di Mozart sia fatto questo assieme a delle messe delle assemblee eucaristiche, perché ritiene appunto che questa straordinaria bellezza non sia conciliabile con quanto il concilio e la vita della comunità ci chiedono. Allora, Don Rino ama talmente la liturgia perché la considera come è lo strumento della partecipazione del popolo all'assemblea eucaristica e ai momenti comunitari. L'ama talmente da rifiutare, per esempio, come è accaduto, dove ha suscitato anche qualche polemica, che la messa solenne di Mozart o la messa di Requiem di Verdi vengano suonate con l'intento di farne lo strumento dell'assemblea eucaristica, l'occasione dell'assemblea eucaristica. Per lui sono incompatibili. Un conto è, lui giustamente dice, godere di una bellissima opera d'arte e un conto è partecipare alla liturgia. E sono due cose oggi, dopo il concilio, tra loro diverse. Insomma, Mozart era stato pensato, ha concepito la sua straordinaria, bellissima musica prima di queste concezioni. E quindi non vanno confuse, insomma, la liturgia è troppo importante, la partecipazione, la liturgia significa opera del popolo, è il popolo che partecipa all'assemblea come protagonista. Don Rino non ha mai rinunciato al suo compito di dialogare, o meglio, la sua vocazione, la chiamerei così perché non è un vero e proprio compito, la vocazione a dialogare, capire e ascoltare gli studenti. Ci racconti qualcosa in più della sua esperienza nella scuola? Come insegnante è bravissimo, lo posso anche testimoniare di persona, lui è stato insegnante di entrambi i miei figli, mio figlio maschio e mia figlia femmina, la ragazza, e loro lo considerano un maestro, insomma, come capacità di entrare in sintonia da educatore. Il modello a cui lui si ispira e che ha realizzato in modo molto preciso, molto pieno, è il modello di Don Milani, quindi è dell'educatore, l'educatore esigente, non quello che corre dietro le mode, cerca di essere simpatico e di piacere agli studenti a tutti i costi e quindi non trasmette niente in sostanza, ma l'insegnante che sa dialogare
di dover trasmettere delle cose importanti, di dover dialogare dal punto di vista educativo. L'educazione è un dialogo, non è un'imposizione, ma è un dialogo esigente, in cui il rapporto non è da pari a pari. C'è da una parte un adulto che ha delle conoscenze da mettere a disposizione, ci sono dall'altra parte dei giovani che hanno bisogno di imparare e chiedono di imparare, anzi più diciamo è forte il contenuto che viene trasmesso e più è apprezzato. Don Rino è stato un insegnante ed è, come dico, insegna ancora, un insegnante apprezzatissimo, esigente e apprezzato. Ecco, esigente e apprezzato. Lei è stato anche preside, Paolo. Secondo lei, a suo parere, quali insegnamenti Don Rino lascia agli insegnanti oggi? Agli insegnanti, io credo, lascia come insegnamento l'idea che appunto occorre essere pronti a mettersi in discussione con i giovani, ad assumere la responsabilità educativa, che è quello che dicevo un attimo fa, cioè sapere che i giovani hanno bisogno di punti di riferimento, che l'insegnante è un punto di riferimento importante nel mondo adulto, con cui i giovani si confrontano per imparare ad essere a loro volta adulti, non degli adolescenti senza fine, mai maturi. E quindi, ma guardi che di questo io posso testimoniare che c'è esperienza, c'è esempio nella scuola, per fortuna tanti insegnanti bravi ci sono, insomma. Da quali fonti principali si è sempre alimentata la fede che poi Don Rino ha testimoniato e proposto nella sua assidua attività pastorale? Beh, la fonte naturalmente è la parola di Dio, quindi la Bibbia in primo luogo. Don Rino comunque dice di aver avuto dei grandi maestri. I grandi maestri sono Don Milani, che lui ha imparato a conoscere prestissimo. Ogni anno Don Rino si reca a Barbiana e sono successe anche cose abbastanza gustose, perché non sempre, ogni tanto ci vado anch'io. E una volta ho trovato nel registro che c'è appunto nella chiesetta del cimitero, dove uno mette le sue osservazioni, proprio quella di Don Rino. Io ho avuto l'avventura di fare una mia osservazione immediatamente sotto la sua, ma ci eravamo andati indipendentemente l'uno dall'altro. Poi altri importanti, grandi maestri, Bonhoeffer, che lui faceva e fa leggere ai ragazzi a scuola, Resistenza e resa, no? Questo grandissimo appello alla responsabilità, alla coscienza, al valore della persona e di se stessa, al rispetto di se stessi nel momento in cui si rispetta gli altri. Allora, ha avuto anche come punto di riferimento, come lui dice appunto, maestro Bonhoeffer. Lui ai ragazzi a scuola parla delle opere di Bonhoeffer, porta e fa leggere le opere di Bonhoeffer, soprattutto Resistenza e resa. Questo grande, dicevo, appunto appello alla coscienza, al valore della persona, al rispetto di se stessi nel momento in cui si rispetta gli altri come persone. Fa leggere Don Milani, lui porta in classe la lettera ai giudici di Don Milani, cioè testi impegnativi che i giovani conoscono, imparano a conoscere, su cui misurano la propria crescita. Poi lui ricorda maestri anche di Verona, il vescovo Monsignor Giuseppe Carraro, di cui ha una grandissima stima, è stato vescovo negli anni 70-80. Poi anche uno che è stato sindaco di Verona, che ricorda come una figura molto importante di cattolico, che è Zanotto, Giorgio Zanotto. Questi dunque i maestri, le persone a cui ho fatto riferimento, ma come diceva lei Paolo, al centro della sua vocazione, della sua attività pastorale, del suo saper dialogare con i giovani, la parola di Dio amava, la Sacra Scrittura. Ci Sì. racconti l'episodio della difesa della chiesa di San Tommaso Cantuariense? È una delle chiese più belle di Verona. Lì c'era parroco un alunno di Don Rino, perché alcuni dei giovani di San Pietro Incarnario,
quella comunità di cui parlavamo prima. Poi Sì. sono diventati preti. Uno di questi si chiama Don Carlo Vinco, che è tra l'altro Monsignor Carlo Vinco, che conosco benissimo, anche lui, tra l'altro è stato insegnante anche lui nella mia scuola, nel mio liceo. E lì il San Tommaso è una parrocchia che si trova nel centro di Verona, dove più forte è stata l'immigrazione dei lavoratori, delle persone provenienti dal terzo mondo o comunque extracomunitari. A un certo punto, per problemi che sono accaduti anche per incomprensioni con l'amministrazione locale, hanno occupato la chiesa. Don Carlo Vinco non ha favorito questa cosa, ma non l'ha neanche respinta. Ha accolto la presenza di queste persone che lottavano per la propria dignità. Lì si è sviluppata una polemica molto forte in città, si può immaginare, perché questi sono temi che creano molto conflitto spesso. E Don Rino ha avuto il coraggio, come in altre occasioni, di intervenire pubblicamente a difesa di Don Carlo Vinco e soprattutto, diciamo, dell'esperienza che stava avvenendo a San Tommaso, dove, ripeto, non c'era come potrei dire, un'opera di desacralizzazione, di offesa alla sacralità del sito. C'era una serie di persone disperate che chiedevano di essere ascoltate, chiedevano di poter parlare della propria condizione. Insomma, poi per fortuna il problema è stato risolto. C'è anche un altro passaggio molto bello del libro che mi ha colpito, quando lei dice che la carità pastorale di Don Rino si misurava anche durante le confessioni, che lui non considerava un rito giudiziario, appunto, non puntava il dito nei confronti della persona che si accostava al sacramento della riconciliazione. Questo è un altro degli aspetti davvero belli dell'esperienza pastorale di Don Rino, che ha vissuto lui stesso. Ha vissuto lui stesso. Lui ricorda l'episodio, degli episodi che riguardavano il suo parroco, di quando lui appunto non era ancora entrato in seminario, il quale, lui dice, non gli aveva mai fatto conoscere la paternità di Dio. E purtroppo accadeva. Ecco, Don Rino ha cercato sempre, in ogni momento, di far conoscere questo amore che Dio porta per noi e di farlo conoscere in particolare nel momento appunto della riconciliazione. Nel libro ho riportato anche qualche testimonianza molto simpatica e forte per certi aspetti, anzi direi piuttosto forte, di momenti di riconciliazione che sono serviti a persone anche da molti anni non più praticanti, lontani dalla vita religiosa, che nel contatto con Don Rino hanno trovato appunto la possibilità di una esperienza di vita con Dio, col Padre, che ha dato di nuovo significato alla loro vita, alla loro esistenza. È una cosa straordinaria, io penso, insomma. In conclusione, Paolo, l'ultima parte del libro l'ha riservata alle testimonianze di coloro che l'hanno conosciuto da vicino, anche persone di spessore del mondo culturale italiano. Che cosa emerge di interessante e soprattutto di nuovo dalle parole delle persone che ha avuto modo di incontrare e che hanno conosciuto Don Rino? La prima cosa è questa, che nessuno ha dimenticato Don Rino, ma diciamo che poi è biunivoca la cosa, perché Don Rino non ha dimenticato nessuno. Lui scrive una quantità incredibile di lettere. Quando si viene a conoscere che qualcuno dei ragazzi che sono stati suoi alunni o partecipi delle sue esperienze pastorali ha dei problemi oppure delle situazioni particolari, spessissimo scrive, e diversi di questi che ho intervistato ricordano di aver ricevuto con enorme sorpresa, magari dopo diverso tempo in cui non si sentivano tra di loro, in cui non parlavano con Don Rino, una lettera da Don Rino, insomma, che è stata preziosa, importante.
E poi l'altra cosa, secondo me, appunto, che ricordano appunto Don Rino come una figura che ha coniugato, come dicevamo prima, il rigore e l'educazione alla libertà nella loro esperienza formativa. E di questo non si sono più appunto dimenticati, insomma, è stato un grande educatore sia come prete e sia come insegnante. E lo è tuttora perché, se posso ricordare, l'11 ottobre il libro è uscito in coincidenza con il compleanno, l'80esimo. Mi ha fatto una grande festa a Verona, è stata una cosa straordinaria. Ci è stato concesso in uso gratuito un teatro della città, il Teatro Ristori, bellissimo. Beh, è stato riempito completamente, ma senza che ci fosse una particolare organizzazione, cioè è stato un passaparola. E anche un centinaio di persone è rimasta fuori e non è riuscita ad entrare. È stata una testimonianza di riconoscenza e di affetto a Don Rino, direi unica per Verona sicuramente. Adesso Dorrino dov'è? È sempre a Verona? Sì, lui sta reggendo la rettoria di San Lorenzo, dove era stato da giovane, che è sempre uno dei posti della Verona. È vicino ai portoni Borsari, uno dei posti belli di Verona. Vederino ha sempre avuto delle chiese bellissime, che ha ricevuto, sì, però le ha ricevute un po' malandate e poi le ha restaurate, anche se lui dice così molto umoristicamente che non ha mai sofferto del male del mattone, come si dice qua da noi, cioè non ha mai avuto questa particolare vocazione. È stato costretto. E ha restaurato anche San Lorenzo, ha restaurato San Zeno, che è una delle meraviglie del romanico internazionale, e ha restaurato anche San Lorenzo, che è un altro grande gioiello di Verona. Lì fa il rettore e lì ogni sabato pomeriggio e ogni domenica si riuniscono centinaia di persone per le liturgie, appunto l'assemblea eucaristica in particolare di Don Rino. Bene, allora, per coloro che abitano a Verona e zone limitrofe, abbiamo dato questa indicazione, quindi sapranno dove andare a cercare Don Rino. Per gli altri, che magari abitano un po' più verso il nostro sud, consiglio questo libro in cui si racconta la storia di Don Rino, edito dalla EMI. Editrice missionaria italiana, la prefazione del priore Enzo Bianchi, il libro si intitola La bellezza e il silenzio, Rino Breoni, un prete, la città a firma di Paolo Bertezzolo, che ringrazio per essere stato con noi quest'oggi. Grazie ancora Paolo e tanti auguri perché sappiamo che a breve diventerà nonno. Grazie a voi, grazie Grazie, Paolo. a presto, ciao, ciao, ciao.